Allora, ora belli, ora belli, ciao, 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 Ciao. ciao. Allora, diciamo che se uno la smette di mugolare, ve lo giuro che vi fa un canicidio in diretta. No, non lo farei mai. Cioè, l'ho portato fuori adesso, ora, ora. Qualcuno mi ha scritto, ma c'ha problemi, eh? Di questa c'ha problemi, presente questa? La fica, è il suo problema. Dai, andale, vabbè. Vediamo di non ascoltarlo, se ce la possiamo fare, non ce la posso fare. Dai, vieni. Babbo, chiama Ugo. Dai, ti chiama. Oh, che c'è, vai piccinino, vai. No, cioè, non potete capire quanto è. Vabbè, sapete che sono un animalista, quindi mi spiattello un altro po' di roba sul viso, visto che ce n'ho poca. Allora, oggi sono le... Saranno tipo le 9, 9 e mezza. Ecco, Che ne va in mezzo, sono le 10. sono le 10. Il mio cugino è al lavoro, al telefono è al lavoro, e io uguale, sono al lavoro, no, scherzo. Allora, Porca mia, mi sono spiazza. stanca, sono veramente stanca, anche perché non andavo al lavoro da un bel pezzo e non facevo una minchia da un pezzo e di conseguenza ora a lavorare Sei così incazzata tanto... per col che non ti chiamo oggi? La smetti che mi distrai se parli male di me? Cioè, sentilo. Che Cioè, è sono fuori dalla stupido porta a perché parli. piangere, capito? Vabbè, vediamo se resistiamo. Dai, facciamolo entrare, facciamolo piangere in diretta. No, perché alle poi gli fa pena a queste città, capito? Gli fa pena. Io vi farei stare qui mezza giornata, ma non vi si fa pena noi un pochino. Allora, mi sono data una sistemata. Ho usato la palettona della Veronni, la famosa marca Veronni, di cui vi lascio il video qui, che è quel sito che mi fece tutti i dupe, insomma, fake. Ed è bella sta paletta, c'è una bella scrivenza. Vabbè, è un trucco così alla meno peggio. E sulle labbra invece c'ho Mulac di Franci. Dream on. Qualcuno mi ha chiesto chi era Francesca, vi lascio il canale di Franci nell'info box o qua. Allora, veniamo a noi. Questo è un video, siccome ero un po' non ho voglia di fare niente di poi così impegnativo, ecco, anche perché sono abbastanza stanca. Però ho detto salutiamo queste cicche, ho fatto l'aggiornamento. Il lavoro ora è un pochino, nonostante il brutto è che non ti pagano niente, cioè, è per questo che le ragazze cambiano in continuazione, perché è una ditta di appalti che non paga una minchia. Non vi dico quanto prendiamo all'ora perché è sfruttamento, cioè. Quindi non voglio entrare in questo tasto, però ho detto io ora fino a che reggo sto, poi vediamo, intanto ho rimandato un po' di curriculum, vediamo, insomma. A me mi fa comunque comodo perché invece di andare a spendere 50 euro in palestra a fare tutti quei letti mi fa e a correre in quel modo non c'è bisogno di andare in palestra e poi mi piace, mi tiene la testa occupata, io ho sempre lavorato, senza lavorare non ce posso stare, a parte che mi si rizza i capelli, ora vorrei andare a farmi i capelli e mi vorrei fare i capelli come Yolandi di Underworld. Praticamente tutti ritti, soltanto lei la spaghetto, il problema è tutto lì. Quindi poi una volta che le taglio in un certo modo, se non mi stanno a spaghetto, i miei non stanno a spaghetto per niente, fino a che non hanno una lunghezza di un certo tipo, di modo che io poi le stiro con il fono, senza piastra, e le stiro bene con il fono, vengano perfette perché ho la mano, mi ha insegnato la mia zia, faceva la parrucchiera. Quindi so come lisciarli senza bisogno della piastra. Quindi magari si rovinano anche molto meno, però non stanno lisci da sé. Comunque, allora l'altra mattina ho visto un video dell'occhio critico di YouTube, che è una ragazza che ho cominciato, ho visto per caso adesso, che fa un po' di video. Ne aveva fatto uno su Chiara D'Alessandro, che assolutamente non ho guardato perché, cioè, Chiara D'Alessandro, e con questo chiudo un cencio pietoso. Poi libero ognuno di guardare ciò che vuole, però io non ho guardato perché non mi interessa la persona coinvolta. E invece poi ho guardato l'altro video che ha fatto, che parlava di Fitvia e Natural Mojo, credo si chiami. Allora, Fitvia so cos'è, perché l'ho visto da Mia, da Gnappa, poi l'ho visto da diverse persone, la Melissa lì,
diversa gente che mangia e beve, prende questi beveroni e praticamente lei ha parlato, insomma, che queste YouTuber pur di far marchette, boh, pur di prendere questo prodotto gratis, perché poi comunque io non credo che loro sia Natural Mojo, che Fitvia paghino la gente per fare questa roba. Cioè, ragazze, voi non pensiate che veramente... Cioè, per smarchettare una YouTuber, cioè per prendere dei soldi da una ditta, non ce ne sono tante. Io in 4 anni che faccio video non mi è mai capitato, se non tramite dei siti come Octoly. C'era tempo fa, parecchio tempo fa, non mi ricordo se 2 anni fa, un sito tipo quello di Octoly, che praticamente sceglievi le collaborazioni e ti pagavano tramite soldi o tramite... Altrimenti a me... Va bene che io non sono nessuno, però per dire, Cristo, qualche volta uno ti poteva dire una collaborazione pagata, pure a me non è mai successo, quindi io non credo che paghino chissà cosa. Però smarchettano perché probabilmente pur di avere il prodotto gratis, io ho un ragazzo che adoro e conosco e fa video, non dico chi è perché lo offendo se no, che è secco come un uscio e sta prendendo questo Fitvia. E lui mi fa, ma voglio perdere qualche chilo. Io gli ho detto, cioè, ma stai scherzando? Cioè, se ti trovo, gli ho detto, dalle manate te li fo perdere io chili. Perché è secco finito, bimbi. Cioè. E con questo, vabbè, è un mio caro, non amico perché non è amico, però lo adoro, lui lo sa, quindi. E lei dice appunto che queste YouTuber fa vedere tutti, comunque vi lascio il video di lei. Fa vedere appunto tutti gli screenshot delle foto. Screenshot. Il mio inglese è veramente, veramente il top. Questi screen che praticamente la gente fa con questo Fitvia. Allora, Fitvia che cos'è? Sono questi benedetti tè che poi vi danno questi beveroni poi alla cioccolata. Quello penso sia Natural Mojo, non lo so. Penso che Fitvia siano tè e l'altro Natural Mojo siano dei beveroni. Comunque, il succo della cosa cos'è? Che sono beveroni che praticamente servono per dimagrire o comunque sono dei sostitutivi del pasto. Allora, lei è molto arrabbiata in questo video e da una parte secondo me fa bene. Perché naturalmente avendo lei avuto dei problemi di peso e quindi lei è dimagrita, è molto arrabbiata perché dice possibile che ci siano persone che si affidano così a fare queste cose. Allora, io non ho mai avuto problemi, a parte ora che ho la pancia da persona gravida. Qualcuno mi ha scritto, il vestito è bellino, ma sembri... No, come mi ha scritto, sembri che c'ha la pancia gravida. Ragazza, la prima a dirvi che ho la pancia a donna gravida. Quindi, cioè, a me mi potrebbe servire. Però, penso di essere l'unica YouTuber che non ha mai usato né Fitvia né Natural Mojo, nonostante mi sia stata mandata pure diverso tempo fa una richiesta per collaborare con loro. Perché? Perché non me ne frega un cazzo. Cioè, nel senso, a me di questa roba non me ne frega niente. Cioè, non è che io mi metto a bere un beverone. Cioè, vabbè, però io sono un caso particolare. Comunque, la cosa che lei disprezza, o comunque non disprezza, che lei dice... È che queste YouTuber non è possibile che facciano tutte queste cose così alla leggera, che consiglino a queste ragazzine tutte minorenni, perché anche la maggior parte delle ragazze, guarda me, comunque è un pubblico di una certa età, che si affidano agli YouTuber o chi per loro, i blogger o chi sono, e per perdere peso o per... Allora io credo che... Io non ci riappo una sega a queste cose, però penso che per sostituire un pasto ci voglia comunque qualcosa di sostanzioso, perché io per esempio oggi uscita dal lavoro stavo veramente, no, ieri stavo a tremare perché cioè, avevo fame. A parte uno oggi mi ha detto, ma te sei senese? Io sì, sembri romana, benissimo. Ho preso l'accento romano e non lo mollo, quindi è bene che lo molli, perché insomma... Quindi credo che insomma, già questa cosa, allora, tanto oramai si sa come va su YouTube, sui blogger, vanno a mode. Una cosa va di moda e di conseguenza, vrum vrum, poi c'è il tormentone che tutti usano. Ragazze, è marketing, loro usano oramai YouTube, blogger, così, per marketing, perché hanno visto che comunque oramai non è più la televisione ciò che dà più... risalto alle cose, ma bensì appunto blog,
quant'altro, YouTube, eccetera, eccetera. Mi si è già chiuso l'orecchino, e perché al lavoro me ne tolgo. Quindi credo che comunque lei dice che si dovrebbero vergognare, no, vergognare, scusatemi, non voglio mettere in bocca cose che non ha detto, che si dovrebbero questi YouTuber fare delle domande, sì. Parliamoci chiaro, ragazzi, il marketing c'è sempre stato, e come alla televisione, non è che la televisione si preoccupano di sapere se uno spot che fanno o uomini e donne che mandano alla televisione, cioè, veramente sforni questi deficienti paternali proprio, cioè che vanno a fare serate e pigliano 1.000 euro. A ragazzi faranno una serata e pigliano 1.000 euro, ma chi è che va alla serata e paga? Come mio cugino quando è andato a vedere a ballare, non mi ricordo se Gas di Jordi Shore o chi di Uomini e Donne, non lo so, lui era a ballare, questi le pagano in quantità industriale, ma perché la gente le va a vedere? Io che so che c'è Gas di Jordi Shore o che c'è Uomini e Donne, non entro, cioè, per dire. Quindi in televisione si preoccupano minimamente di sapere cosa o non cosa può essere positivo o meno per i giovani o per gli adolescenti? No. Quindi perché se ne dovrebbe preoccupare una YouTuber che fa video per il suo piacere fondamentalmente e per ricevere prodotti o roba gratuita? Di che si sta a parlare? Allora, tra il dire e il fare, come dice il proverbio, c'è di mezzo il deserto pacifico. Quindi, io capisco tantissimo e benissimo quello che dice lei, e c'ha tutte le ragioni del mondo, però poi stringi, stringi, ragazzi, la gente non ci guarda, ma è normale che neanche ci guardino. Cioè, voglio dire, cioè, mi sembra anche una cosa abbastanza normale che non ci guardino, perché sono per le prime ad essere ragazzine giovani, anche se sono youtuber, cioè. Poi vabbè, ragazze, c'è quelli spudorati. Io sto guardando ogni tanto ora, anche YouTube fa cagare. Che è sto ragazzo che anche lui va avanti. Cioè, lui va a cercare video degli altri, ok? E poi le offende, dice, oh, questo ha fatto questo. Anche a lui mi verrebbe a dirgli, oh Cicci, però se ci fossero loro che ti fanno questi video vitti, che guardi, cioè, te che faresti nel tuo canale? Quindi anche te che ti chiami YouTube fa cagare e comunque vai a vedere determinate cose, cioè, mi sono spiegata. È tutto un magna magna ed è tutto un gossip gossip. Il gossip piace, la gente è curiosa, la gente ciabattona, socera. Come tutti, lo siamo tutti da una parte, io poi sono una suocera numero uno, perché mi garba sparlare della gente. Sparlare nel senso, trovo la mia amica, ho visto tizia, capito? Penso, ma penso sia normale per tutti. Apriamo Ugo. Vediamo cosa si riesce a fare. Ok. Vi farei vedere come è messo il mio cuscino. Vabbè. Con un cuscino sopra, uno da parte, cioè sembra un'azienda con cuscini. Quindi lei ha fatto questo video, secondo me anche molto interessante. È una ragazza un po' fuori dal coro, nel senso è. No, sembra una nerd, ma la mia non è un'offesa, assolutamente. E credo che comunque siano dei canali anche molto interessanti, perché ti dicono e danno qualcosa da vedere, un po' di diverso. A me è piaciuta. Però ecco, raga, bisogna parlarne, smarchettano tutti. Ma chi è che non smarchetta nella vita? Cioè, allora, io no, non ho mai smarchettato, anche perché se devi smarchettare prendiamo cifre interessanti, anche perché se vai a smarchettare seriamente, a fare una sega a qualcuno per 20 euro, insomma, voglio dire, ti fa una sega, prendo 40 euro a questo punto, cioè. Ora, io spero che non si sia sentita, perché se mi tocca cancellare il video. Ok, No, se no niente, io anche non quindi, si qua, ormai si può notare i biglietti, ma che discorso è? credo che Però comunque scusami. sia, cioè è normale ma non va bene, cioè è una cosa che è normale ma non va bene. Bimbe, cioè un si dimagrisce a non mangiare la roba, cioè si dimagrisce facendo palestra, guardate io comunque di fisico ultimamente, nonostante ho preso 11 kg, mi rimane un fisico abbastanza buono per l'età che ho, non avendo mai fatto niente. Sono fortunata, ma perché comunque ho un fisico così. Magari una ragazza che ha le ossa un po' più grandi
fai un po' più fatica, però ci vuole impegno, come tutte le cose, cioè non è che puoi pretendere di stare sul divano tutto il giorno e poi pretendere di magari, è una cosa che ne sta né in cielo né in terra. E allo stesso tempo, ultimamente va così, cioè ci sono ste ragazzine che seguono delle youtuber che sono, io l'altro giorno ho visto un vlog di Ale Hilton, che devo dire a me piace molto Ale, stavo guardando, forse l'ho già detto, il vlog che va in aereo in Sardegna, e ve lo dico, sembrano proprio i miei vlog, che vanno in una stanno una settimana là, lei, Melissa, un'altra ragazza, e vanno tutti i giorni da Sephora, money, sembrano i miei di video, no? Che praticamente vi porto al Caddy a prendere un ombretto, mi sembrano i miei, oppure vado in pullman da tutte le parti del mondo, cioè, per dire. E c'è questa, e Melissa si fa, penso, il filler qui. Cioè, Melissa, ragazzi, non avrà, si è fatta il naso, da quanto so, le labbra fillerate, e ora si è rifatta questo filler. Ragazzi, questa città c'ha 20 anni. Allora, io non è che so contro alla chirurgia, o comunque ai ritocchi. Assolutamente, per me la gente è libera di fare che vuole, veramente. Però mi rendo conto che comunque sia è una testa sbagliata, cioè, ma te a 20 anni ti puoi fare il filler? No, cioè, nel senso, non puoi, perché se te a 20 anni ti fai il filler, a 33 come me cadi a pezzi, cioè, io ho una pelle che non ha una cazzo di ruga, vabbè, però mi farei anche io il filler alle labbra, a parte io me lo farei perché mi garberebbe mettermi tutti i miei rossettoni che si vedano bene. Però nessuno dice che lei ha fatto male a farselo, però credo che ci si debba porre un po' di domande, ci si debba porre delle domande sul perché queste ragazze giovani, giovani di quell'età, decidono di intraprendere determinate strade, anche una come Melissa, comunque era una ragazza molto bella, cioè non aveva bisogno di. Quindi sai, magari uno è un po' più bruttino come me, che c'ha il nappone, c'ha il. Allora, io sono, c'ho la mia particolarità e nella mia particolarità io sto bene, però comunque ho il naso, ma neanche di lato, è che il lato è un po', c'ho un po' il cosa la streghetta, qui c'ho un po' di furca, però dal davanti è un po' grossotto, c'avevo un nasino a patatina, a piccina, labbra piccoline, quindi c'è, cioè, volendo, però, cioè, sinceramente non è che mi viene in mente di, a parte che secondo me sono. Cioè, io non avrei neanche materialmente i soldi per fare una cosa del genere, ma sto cambiando argomento. Agami, te vo ripigliare tanto che smetti di parlare romano, per favore. Questa è la mia amica che mi ha contagiato, poi ascolto Noiz e qui è tutto parlare romano. E quindi niente, volevo parlare di questi due Fit Via e Natural Mojo, non mi sono informata più di tanto, volevo parlare più che altro, dire due cazzate che ho detto e quindi vi saluto, no vabbè, a parte tutto, però smarchettano tutti, cioè, ma chi è che ne smarchetta? Ma pensate, a Siena entra, cioè, all'ospedale di Siena, ok, ci sono tantissimi ragazzi che stanno studiando, dottorato, infermieristico, entrano i figli dei dottori. Ok, che magari neanche sono bravi e so dei troiai, però so figli di tal dottore e questa non è una marchetta. Cioè, parliamoci chiaro, gente, voi parlate delle. Cioè, uno dà delle puttane a quelle che so per strada e chiedono marchette, però cioè, sono marchette anche queste, che si vende comunque per. Ok, vabbè, quelle sono più raccomandazioni, ma sei uno smarchettaro comunque, dai, parliamoci chiaro. Io, sinceramente, credo che siano dei troiai questi beveroni, a parte che penso che facciano pure schifo da bere. Beveteveli voi, caffè, cioccolato, fatevi arrivare i tuboni da 2,5 kg, io poi me. L'ho detto, l'ho detto. Mi è scappata di brutto stavolta. E è un casino adesso, perché non la potrò cancellare. Comunque fatevi attaccare un tubo. Cioè, de se sta a parlare, bimbe. Credo che la situazione sia un po' più difficile di quello che si pensa. Perché comunque poi a una certa età sei un adolescente. Cioè, l'adolescenza è dura, cacchio. L'adolescenza capisci proprio un cazzo. Quindi, cioè, se hai e vedi comunque queste ragazze che fanno vedere solo viaggi, solo comprare da Sephora, ragazze hanno una vita come tutti. Cioè, boh, non ci attacchiamo troppo a loro e Lucia, perché quando poi ci andate vicino,
un euro, ma è bronzo, quindi insomma stiamoci un po' in attente, perché comunque la salute è una, ve lo dice una che se l'è rovinata, quindi vi posso garantire che la salute è una, è finita quella, niente più. Quindi, non lo so, datemi la vostra impressione su sto Natural Moj e questo Fit Via, ditemi cosa ne pensate. Io vi faccio un grande saluto, nonostante tutto ce l'ho fatta a farvi un video. E datemi anche qualche dritta, di qualche video da fare, perché me li sto a segnare. Sta finendo pure il tempo, io vi mando un grande bacio, fate brave, spippeggiate poco.